benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio fare un cosa mangio in un giorno, un vecchio caro cosa mangio in un giorno, video che voi amate, che anch'io amo guardare e fare, quindi facciamolo, famolo. Mi sono appena svegliata e ragazzi, cioè giusto per iniziare il trend delle nuove abitudini, è scioccante, lo so, è scioccante e sono scioccata anch'io e sono strafelice, infatti vedete come sono bella, allegra e riposata. In realtà non è che sto dormendo di più, forse dormo mezz'ora, un'ora in più rispetto a prima, perché comunque vado a letto più tardi rispetto a quando mi svegliavo alle 6. Però la differenza nel svegliarsi più tardi è che sono più presente durante la giornata e mi godo la giornata per com'è, per quello che è, e non me la godo alle 6 da sola al buio, che è una cosa tremenda, e senza aver nulla da fare. Quindi vabbè, comunque. Questa mattina colazione, voglio farvi vedere una colazione diversa, un po' particolare. Scusa, ma veramente mi sono appena svegliata. Io scendo dal letto e mi scendo in cucina, cioè, non so se hai capito. Comunque, ieri ho fatto il banana bread. Diversamente la ricetta che trovate online, perché l'ho fatto facendo 100 g di farina di mandorle e 100 g di avena, poi per il resto uguale, però praticamente mettendo la farina di avena diventa più consistente. Io lo conservo avvolto in uno scottex e poi in una busta, questa sì, lo so, una busta di plastica, ma la riutilizzo ogni volta, sono quei sacchetti del gelo, quindi diciamo che è venuto sempre bello. Sì, non l'ho neanche tagliato ieri. Yes. Oh là. Bello benso come un banana bread. Adesso vi faccio vedere cosa ho intenzione di fare. Allora, in realtà gli ingredienti di questa colazione sono tre. Un tocco di banana bread tagliato a fettine, dello yogurt, io ho scelto dello yogurt greco bianco, e del burro di mandorle. Questo è quello di MyProtein, il mio preferito in assoluto, e tra parentesi vi ricordo che sul sito potete sempre utilizzare il mio codice Fashions, se userete il link che trovate nell'info box mi fate un favore. Comunque, adesso faccio una specie di parfait alternando il banana bread allo yogurt al burro di mandorle, e per farlo figo lo faccio qua dentro, giusto perché così poi riesco a farvi vedere gli strati. Ma solitamente quando l'ho provato, perché l'ho già provato ed è una bomba, ve lo dico, l'ho fatto dentro una ciotola normalissima, però penso che qui sarò in grado di farvi vedere tutti gli strati anche quando vado giù col cucchiaio. Quindi iniziamo l'assemblamento. Prendo la fettina e faccio dei mini bocconcini. È buono. Inizio facendo uno strato di banana bread sul fondo. Aggiungo un po' di yogurt. Alto banana bread. È difficile non mangiarselo. Direi che è tempo di burro di mandorle. Quindi una bella colatina. E io sono arrivata all'ultima colatina di burro. Ta-da!
Voilà, ecco il risultato finale, vi giuro ragazzi, è una bomba. Adesso, momento shooting. Segno 7. E la cosa bella di poter fare colazione a quest'ora è poterla fare con Jimmy. Dopo una mattinata passata al computer a casa, sono venuta da lavare, dal lavale, a espletare la mia nuova abitudine che sto cercando di creare insieme a Lavale questa mese. Eccola là. Perché abbiamo deciso di creare l'abitudine di fare insieme una volta alla settimana cardio, quando possibile una volta alla settimana. E questa è già la seconda volta che l'abbiamo fatto. È super figo. Sono morta, ma super soddisfatta. E ora, come al solito, cibo! Come andate, Jimmy? Da Dio. Beh, io sono pronto per rifarne un altro. Tornati a casa dopo il nostro workout di mezz'ora rapida e un po' dolorosa. È ora di pranzo. Devo fare un pranzo veloce perché poi ho il mio primo evento da tutta questa situazione del Covid, quindi sono super eccitata anche di vedere come sarà, ma finalmente si ritorna a fare gli eventi in sicurezza, ma non vedo l'ora. Quindi per pranzo pasta, salmone, formaggio spalmabile e friggitelli. Friggitelli sono dei mini peperoni essenzialmente. Il formaggio spalmabile ho voluto provare questo perché a me qualunque cosa faccia la Mibona, Skyr, insomma, mi attrae sempre al Lidl e sono super soddisfatta e assolutamente lo riacquisterò perché ha dei valori nutrizionali di tutto il rispetto. È tipo una crema spalmabile proteica e è molto buona, super super gustosa. E poi il salmone affumicato che io taglio tutto a pezzettini, a cubetti e faccio un po' saltare in padella perché a me così crudo non piace, mi piace cotto che rilascia un po' il suo sale, insomma tutto bello saporito. Quindi ai friggitelli che ora sono belli saltati con un po' di porro aggiungo il salmone e lo faccio cuocere. Quindi scolo la pasta e la faccio saltare con il condimento. E poi in una ciotola, che poi è il mio piatto, ho messo il formaggio spalmabile e ci verso tutto sopra. Mescolo poi il tutto e faccio sciogliere il formaggio spalmabile con un pochino di pepe, un pochino. Ta-da! Bella pasta cremosa. Ah, golden bite. Appena tornata dall'evento, ragazzi, ma che caldo fa! Il 17 settembre si muore. Comunque, mi raccomando, segniamocelo tutti che mangiare il salmone e il porro prima di andare a incontrare persone non va bene. Per fortuna avevo la mascherina e stavo a distanza, quindi non mi ha sentito nessuno, ma mi sentivo tutto, nonostante avessi lavato la bocca. Comunque, sono tornata a casa ed è merenda time. Yes. Ho fatto questa torta, vabbè, questo è il pezzo che rimane l'altro giorno e trovate nel mio sito la ricetta e sicuramente quando starete vedendo questo video l'avrò già pubblicata su Instagram. Praticamente l'ho fatta più o meno come
faccio il banana bread, quindi ingredienti molto simili, eccetto che invece di dolcificare con la banana ho dolcificato con la polvere di fragole, che vi avevo già fatto vedere nei video del lockdown e l'avevo messa sul porridge, ma in realtà non aveva cambiato molto, invece penso di averci trovato un uso adesso, perché va a dolcificare il composto. E inoltre dentro ci ho messo delle fragole disidratate, vedete che vanno a comporre questa parte di frutta, e in realtà andando nel composto e venendo a contatto con i liquidi si rimpolpano e quindi fanno proprio l'effetto di come se avessi messo un frutto fresco dentro, yes, io ormai ho questa cosa milanese e basta. Quindi fetta di torta, quella che è rimasta con la mia salsina al cioccolato. Tac. Ma che merendine che vi caccia la fashion, sa? E qui stiamo raggiungendo livelli pro, perché un cucchiaino da torta ce l'hanno tutti, eh? Non so neanche io perché ce l'ho. Stasera una delle mie cene preferite, questo è tofu affumicato, che è questo qua che io prendo da Coro e lo faccio piastrato in padella, a volte lo taglio a cubetti ma oggi ho voglia di tagliarmelo direttamente nel piatto e quindi lo faccio a fette e lo piastro in una padella con un filo d'olio per fargli fare la crosticina. Mi raccomando, la crosticina è essenziale. Direi che la crosticina è stata fatta con contorno di melanzane. Ci metto sopra del lievito alimentare che dà un gusto molto formaggioso, riso, e Jimmy la stessa cosa, solo che con la bisteccona. Oggi è veg contro meat. La mia giornata si conclude qua, spiaggiata sul divano, oggi guardando... C'era il milionario in realtà. Esci. Guardando Chi vuole essere milionario. E basta, spero che questo video vi sia piaciuto. Forse questo è uno degli ultimi cosa mangio in un giorno senza glutine, perché dovrò a breve fare il test per la celiachia e quindi forse dovrò reintrodurre un po' di glutine, quindi speriamo ragazzi, magari riuscissi veramente, cioè vi immaginate una fashion che mangia glutine? Ho già in mente miliardi di ricette, idee. Speriamo davvero. E basta, quindi se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!